Il lavoratore del gruppo Salini in Pregilo, la più grande realtà italiana dell'edilizia, hanno scioperato e manifestato davanti alla sede dell'azienda a Milano contro un piano che prevede 114 licenziamenti. Quali sono le ragioni di questa protesta? Ma ci sono 114 licenziamenti da parte dell'SGF, società controllata al 100% da Salini in Pregilo. Noi riteniamo che non ci siano le condizioni per fare questo passo. Comunque sappiamo le problematiche del settore, ci aspettiamo molto dall'incontro al Ministero del 19 di novembre, in cui abbiamo chiesto all'azienda di andare con una politica comune per trovare soluzioni. È possibile che l'azienda cambi idea? Sì, abbiamo avuto un incontro, questo sciopero ha dato la possibilità poi di richiedere un incontro interlocutore in cui l'azienda si è data disponibilità, ha dato tutta la sua disponibilità per trovare una soluzione attraverso il Ministero.